Allora, porto i saluti dell'Accademia delle Scienze di Medicina Funzionale Uranus. Il nome è, diciamo, in accordo proprio col pianeta, quindi è il periodo che viviamo in questo nostro contesto storico attuale. In pratica noi ci occupiamo degli aspetti pratici di tutto quello che può offrire la medicina quantica di oggi. Quindi le teorie sono bellissime, sono importanti, però poi dobbiamo in pratica vedere che cosa possiamo utilizzare. Allora, molto molto rapidamente, nella visione del tutto, che cosa ci inseriamo? È un grande mosaico. Questo grande mosaico è costituito da tanti tasselli. I tasselli sono tutto quello che normalmente si utilizza nelle medicine integrate, quindi il PNEI, i biotipi, gli assetti neuroendocrini, tutto quello che rientra nella personalizzazione, l'epigenetica, la nutrigenomica, la genetica, il gut brain axis, quindi il gut microbiota. Cioè, immaginate che praticamente ci dobbiamo inserire tutto. Ma poi, dopo tutta la parte teorica, cosa ci dobbiamo inserire? Tecniche mentali e fisiche che potenziano il sistema energetico. Sono tecniche di derivazione orientale. Ci ho lavorato quasi 30 anni. Ho vissuto con monaci tibetani, ho vissuto in India, in ashram indiani, insomma, ne ho combinati tutti i colori. Ovviamente ciò che si fa negli ashram è inapplicabile per gli occidentali, perché siamo rigidi, non sappiamo respirare, e quindi anche alla Sapienza abbiamo portato avanti questi corsi per diversi anni. C'era anche l'amico Alberto con noi. E, che cosa era importante? Che sabato teoria, domenica pratica. Quindi abbiamo formato numerosissimi medici, biologi nutrizionisti e farmacisti che, oltre a tutti gli aspetti nutrizionali e gli aspetti della sostanza naturale, c'erano anche delle tecniche per aiutare la calma, ricaricare le energie, e poi abbiamo usato vari strumenti di biofeedback, microamperometri, megaometri, perché noi viviamo di fenomeni elettrici ed elettromagnetici. A parole si può affermare? Servono le prove, la scienza ha bisogno di numeri. Ecco perché noi dobbiamo per forza rientrare con spiegazioni pratiche, che la medicina oggi già utilizza questi sistemi elettrici. Pensate al semplice elettroretinogramma, elettromiogramma, elettroencefalogramma, elettrocardiogramma e la risonanza magnetica. Non vengono utilizzati tutti i giorni? Quindi è chiaro che noi andiamo a misurare dei fenomeni elettrici ed elettromagnetici tutti i giorni nell'ambito della medicina, però nessuno ci pensa. Ora, che cosa è fondamentale? Ricordare, anche se lo sapete, che come numero di molecole noi siamo al 99% d'acqua. Ora, questo cosa implica? Un mondo, un universo. Pensate solo come vibrazioni anche sonore, subsoniche, fanno vibrare tutta questa nostra parte d'acqua. Quante informazioni a livello vibrazionale ed onde elettromagnetico, no, può andare a influenzare in positivo o in negativo? È proprio questo il punto. Ho davanti, rapidissimo, qui faccio l'esempio di due gemelli omozigoti separati alla nascita, si ritrovano a 50 anni, uno in forma, l'altro no. Differenze epigenetiche, epigenomiche, nutrigenomiche, eccetera. Bisognerebbe entrare anche nel concetto dei biotipi morfologici, i diversi assetti di predisposizione, marker. Ci sono le varie scuole. Ecco, questo già solo al femminile è ancora molto più complesso. Uno lo vede subito a livello somatico, ma se io vado a misurare le correnti che passano nei vari strutture, sia parte muscolare, sia parte adiposa, io trovo trasmissioni diverse, perché la diversa percentuale di acqua, di grasso e di muscolo mi dà delle frequenze diverse. Qual è il principio che utilizziamo spesso? L'impedenziometria multifrequenziale, quindi noi lo sappiamo. Qual è la lo sappiamo, ma non ci pensiamo. Questo è il punto fondamentale. Allora, qual è un'altra rivoluzione degli ultimi anni? Che il 90% di ciò che ci portiamo addosso, dentro e fuori,
del bioma non è umano. Solo il 10% del bioma è umano. Ora, tutti questi microrganismi producono il metaboloma, quindi tutte queste varie sostanze. Alcune sono utili per la salute, altre invece sono estremamente tossiche. Vi ricordo che i microrganismi, il gut e il microbiota, il gut parte dalla bocca e finisce con l'anno, non è l'intestino, che è bowel, l'intestino. Quindi questo gut è un continuo fluttuare tra le varie classi di batteri, virus e funghi. Quindi quando in diversi corsi sento alcuni colleghi che parlano solo di batteri, no, ci sono anche virus e funghi. Tant'è che cure antibiotiche cosa se latentizzano in alcune situazioni, per esempio in qualche tipo di candida. Ecco, questa è un'altra rivoluzione degli ultimi anni, sulla quale abbiamo fatto, penso, il primo master in Italia, proprio sul gut brain axis, perché mi interessò già dal, le prime pubblicazioni erano 2000-1999, non ne parlava praticamente nessuno, perché il cervello può essere così connesso in modo afferente ed efferente con l'intestino? Io che vengo dalle medicine orientali, per me era normale, quindi per me fu una... mi si apriva un mondo, dico meno male, ma le cose sono andate avanti molto di più di quanto si poteva immaginare, perché oggi sappiamo che comportamento, ansia, stress, depressione, dolore viscerale, addirittura l'autismo, patologie cardiovascolari, immaginate qualunque patologia può essere peggiorata o migliorata da un'anomalia della barriera. Quando la barriera è solo infiammata bisogna intervenire con alcuni presidi. Oggi non parliamo né di disbiosi, di sostanze naturali, è la versione elettromagnetica. Quando invece ci sono rotture e quindi siamo con le giunzioni rotte o peggio che mai si spaccano addirittura le parti strutturali proprio a metà, passano tutta una serie di molecole che non dovrebbero mai passare. Queste arrivano anche nel cervello, nel sistema nervoso, ed ecco perché tutte queste anomalie. Ma a questo punto, perché, se devo parlarvi di quantistica, sono partito dal gut microbiota e dal gut brain axis? Perché recentemente si è scoperto che i batteri e probabilmente anche altri microrganismi sono influenzati e reagiscono ai campi elettromagnetici. Vi ricordo l'esperimento dello scopritore dell'HIV, Luc Montagnier, esperimento che chi non sa che cosa è riuscito a fare dovete assolutamente andarvelo a vedere, e tale esperimento riusciva solo se c'era di fondo una frequenza vicino alla frequenza di Schumann o delle onde alfa cerebrali. Da qui vi devo introdurre il concetto di tuning bioelettromagnetico, lo vedremo poi con delle belle immagini. Qui andiamo avanti. Questa è un po' la storia della quantistica, solo due parole su Witten, perché è quello che sta portando avanti la teoria del tutto. A noi ci piace questa visione globale, no? Ecco, questi del giudice Giuliano Preparata, quindi lunga vita al professor Spaggiari, unico che è rimasto, e quindi lunga vita, ferro. Lo sapete da dove viene toccoferro? Allora, il toccoferro scaturisce da questo: quando noi abbiamo delle cariche elettrostatiche addosso e la forma elettrostatica, per esempio, dà fastidio, non dovremmo mai portare scarpe di gomma, noi scarichiamo l'energia elettrostatica su una massa
Allora, l'energia elettrostatica abbiamo visto con vari strumenti che va ad alterare, ve la faccio proprio brevissimo, la particelle di ioni negativi che respiriamo nell'aria, perché vengono come rimbalzati. Quindi portare scarpe di gomma, beh, qui siamo proprio nel luogo, ecco perché in teoria bisognerebbe, pure io ce l'ho, certo, pure io, ma anche qua, cioè, il pulpito è questo, che dobbiamo compensare con le respirazioni, appena si può togliersi le scarpe, ma dovremo stare in un luogo con sotto il marmo, mattonelle e collegato a terra. La terra per le case è una stecca di rame lunga così con un diametro enorme, conficcato proprio a terra, collegato ad un cavo ad altissima sezione. Questo è l'allievo di Guglielmo Marconi, personaggio incredibile, bom, come vedete, sua santità il Dalai Lama. Qui vado avanti, insomma, ecco, cosa importante, i gravitoni furono ipotizzati da Einstein, ma sono stati dimostrati recentemente e proprio a Pisa. L'ho sentito dal mio dialetto, io sono di Pisa, per cui un po' di campanilismo non fa male. Il punto fondamentale è che come, questa è la pubblicazione, come sono stati ipotizzati i gravitoni e poi dimostrati tanti decenni dopo, tante ipotesi potranno essere in futuro dimostrate? Vediamo. Vedremo che in realtà un po' di ipotesi, piano piano e gradualmente, si stanno cominciando a verificare. Qui è lunga, molto affascinante, però voglio arrivare a Nikola Tesla, a cui io mi sono enormemente ispirato, e diverse apparecchiature che ho realizzato derivano anche, diciamo, da questo genio insuperabile. Allora, come mai ho inserito, vedete questa spirale? E vedete queste altre spirali? Allora Tesla andò a studiare in un modo a dir poco geniale tutta una serie di varie strumentazioni, alcune note e altre ancora ignote. Quando lui purtroppo è deceduto a 85 anni da solo, la CIA, che ha desecretato solo negli ultimi anni i protocolli, i dossier riferito a Nikola Tesla, hanno affermato che hanno portato via 3 camion pieni di roba, quindi immaginate cosa c'era. Allora, io prima vi ho parlato della frequenza di Schumann, noi quindi siamo immersi da quando siamo già nella pancia della mamma nelle frequenze di Schumann. Adesso io ve la faccio facile, dico frequenza, poi parlerò al plurale, perché queste fluttuano anche in base all'attività, per esempio dei fulmini, tempeste, eccetera. Che cosa studiò Tesla? Dice, io allora ho questa cavità, la cavità è tra la ionosfera e la parte fisica della crosta terrestre, quindi ho questa cavità. Vedete, fulmini possono cambiare un po', ma a noi ora ci interessa solo che cosa andò a ideare lui, una energia che girava e che con un'antenna inserita in un punto della, qualunque della Terra, io potevo prendere questa energia che venne chiamata energia libera. Infatti, praticamente gli articoli di allora dicevano che Tesla trasformava la Terra in una gigantesca dinamo. Ora, l'eredità di Tesla non è assolutamente finita, a parte che tra un po' vedremo 2 spirali che avete già visto, ma continuano i lavori su alcune, diciamo, tra virgolette, sue invenzioni, che è il famoso Tesla Coil. Questa l'avete già vista, suppongo, no? Allora, questo è un piccolo perché sta in una mano, generatore di onde elettromagnetiche che aiuta un ribilanciamento del campo bioelettromagnetico. Bio nel senso che lo produciamo, questo fluttua. Una persona sana ha un campo elettromagnetico sia equilibrato, ma anche ha una certa, chiamiamolo effetto scudo.
Tant'è che tanto più uno è malato, tanto più uno è anche influenzabile da altri campi elettromagnetici umani, per esempio sgradevoli. Psicologicamente uno si è sempre detto: sono stressato, quella persona mi dà fastidio. Vero, è vera la parte psichica, è vera la parte fisiologica, è vera la parte elettromagnetica. Ecco la visione del tutto. Ora qui sembrerebbe che ci rifacciamo un po' alcuni concetti tipo aura e quindi bilanciamento dei chakra, bilanciamento di Ida Pingala, Sushumna, eccetera. È tutto vero. Tant'è che quando mi insegnarono le tecniche di pranavidya, le tecniche che si basano dal pranayama, più visualizzazione, più intenzione, concentrazione e mente localizzata. Quando mi andai a studiare pop, biofotoni, io dico: ma tutto è basato sull'intenzione e sulla concentrazione. Migliaia di anni fa l'avevano già trovato, scoperto e ci avevano fatto delle vere e proprie scienze. Allora, come vediamo qua, questa card riesce ad aumentare il 60% di ossigeno dell'acqua, misurato proprio con un qualunque misuratore. Quindi immaginate, come ho detto a Giorgio, l'utilizzo di questa associato al famoso surf, perché quelle ci siamo presi prima. Se voi fate una prova, diciamo, ma è un effetto placebo. Abbiamo fatto interi esperimenti con tanti professori, tutti a uno dei tanti corsi, tutti a un enorme tavolo, l'acqua cambia sapore in un attimo. Il vino cambia sapore in un attimo. Al di là della teoria che ci può stare dietro, prima effetto empirico, c'è un cambiamento before, after. Poi possiamo andare a disquisire perché. Vedete che qua abbiamo, questo l'avete già visto in questi giorni, non vi sembra la stessa doppia spirale? Lo è. Lo è. Ecco, non vi sembra? Lo è. Una però è un ricettore di messaggi e di informazioni, l'altra invece è un emettitore. Quindi è una tecnologia, avete visto prima le spirali di Tesla, che non dobbiamo vedere solo con gli occhi, che è come se fosse su un piano, perché questa in realtà è un vortice che potremmo vedere in ambito tipo tridimensionale. Allora, secondo voi è possibile accendere una lampadina a 230 volt in alternata? Queste no, saranno a continua. Le lampadine normali che avete in casa. Io lo avvicino a un Tesla coil e questa si accende. Secondo voi è possibile? Sì o no? Eccola qua. Ce l'avete. Ma la cosa è particolare. Questa bobina di Tesla da che cosa è alimentata? Dalla piccola batteria. Ah, che è un corrente continua. Quindi, corrente continua, qui c'è un circuito, bobina di Tesla, campo elettromagnetico invisibile. È invisibile, ma crea l'effetto. La maggior parte delle persone dicono: non lo vedo, voglio una prova. Ecco, questa è una prova. Questa è ancora un'altra esperienza, ancora più semplice. A questo punto, ma qual è la differenza fra campo elettrico e campo elettromagnetico? E ho fatto un esempio molto semplice, una abat-jour non collegata. Io ho comunque un campo intorno alle spine. Potete prendere un rilevatore di campi elettromagnetici, cioè, ma io qua non ho collegato nulla, non passa corrente. Un certo campo c'è lo stesso. Ma quando collego un utilizzatore, cioè qualcosa che succhia corrente, come questo caso, io ho sia un campo elettrico, in più mi si associa il campo magnetico. Terreste voi una abat-jour attaccata al letto dove dormite? Quasi tutti. Voi dovete allontanare, idem le radiosveglie, eccetera, eccetera. La domanda è: questo campo elettromagnetico che frequenza ha? Questo è facile da sapere. 50 Hz. Quindi se io collego l'alternata che esce a un oscilloscopio, vedo una
sinusoide, ma quanti campi elettromagnetici, quante frequenze hanno? La marea. Uno dei problemi di oggi è che noi siamo immersi, purtroppo, non più in campi elettromagnetici naturali, come quelli che troviamo in aperta campagna, alla tomba dei giganti, nelle necropoli, a Stonehenge, ma siamo immersi in campi elettromagnetici artificiali, innaturali, da cui purtroppo dobbiamo difenderci. Ecco, quella applicazione che abbiamo visto prima, quella che viene chiamata attualmente smart card, che è piccola così, ci aiuta un po' a rinforzare i nostri campi elettromagnetici naturali. Allora, come vedete, si parte da 10 alla 0, sarebbe la corrente continua. La corrente continua, quindi, che frequenza ha? 0, perché non ha onde. Collegata all'oscilloscopio io vedo una linea. Quando invece ho frequenza di un hertz, o 2 o 3, man mano che aumento, vedo che ci sono delle sinusoidi, ovvero entro nel campo delle frequenze. Il problema di oggi è che noi oggi siamo avvolti da tutte queste frequenze contemporaneamente. La cosa terribile, ora vi farò vedere in fondo varie misurazioni con strumenti di ultimissima generazione, ma a costi modesti, perché questo è il punto, bisogna essere pratici. Abbiamo un elettrosmog attuale che sino a 2-3 anni fa, a livello di intensità, era impensabile, quindi la cosa sta peggiorando molto rapidamente. Ecco, qua vediamo come la lunghezza d'onda, man mano che aumentano le frequenze, diventano più strette. Vedete? A parità di... Ovviamente. Allora, qua ve la faccio proprio breve, brevissima. Come vedete esistono le onde non ionizzanti e le ionizzanti. Quelle ionizzanti sono quelle che sono a più ad alta energia, possono provocare danni, eccetera, eccetera. E sono quelle che tutti pensano pericolose, perché a livello immediato possono anche alterare il DNA. Ma come è stato messo in evidenza proprio dai ricercatori in ambito quantistico, anche onde di frequenza più bassa possono alterare la nostra struttura endogena elettromagnetica, purtroppo in peggio. Pensate che questa, dico questo perché sono vicini, questa è 50 Hz, ma poi abbiamo quelle dei cellulari, dei microonde, dei tablet, dei wifi di ultima generazione, che non solo mandano un segnale costante, ma mandano impulsi, cioè hanno un segnale costante e poi danno impulsi. Questi impulsi che io sono andato a misurare con l'ultimo rilevatore digitale, che è velocissimo, gli impulsi sono al di sopra addirittura dei limiti di legge. Vado rapido, gli elettrosensibili. Allora, se andiamo sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità, non esistono gli elettrosensibili, non ci sono danni da onde elettromagnetiche, cioè tutto quello che diciamo noi, il professor Spaggiari, da, non è vero niente. Andate a vedere sul sito dell'Istituto Superiore di Sanità. Ve lo dico perché diciamo, facendo tantissimi corsi in ambito istituzionale, io sempre mi muovo con affermazione, evidenza scientifica. Fortunatamente negli ultimi 2 anni sono venuti fuori molti lavori interessanti che tra poco vi farò vedere. Allora, questo è il campo, lo scudo elettromagnetico che difende la Terra. Altrimenti non ci sarebbe vita. Questo è quello teorico. Adesso vi spiego perché l'elettromagnetismo, anche a primavera, può alterare così tanto alcune persone. Uno dice, ma è la temperatura? È la temperatura, la pressione atmosferica, l'umidità, ma anche l'irraggiamento solare. Ora andiamo a vedere che succede. Guardate qua, vento solare, questo era simmetrico, vedete? Teoria, pratica, guardate qua, deformazione, qui vi faccio vedere altre foto. Ora, cosa succede? Una piccola parte filtrata penetra e
influisse sulla biologia. Domanda, secondo voi ci sono lavori che dimostrano che l'attività solare influenza la biologia e in alcuni soggetti predisposti influenza negativamente a cardiovascolare? Secondo voi ci sono o non ci sono? Ovviamente sì, e tra poco ve lo faccio vedere. Però vediamo che cosa succede. Si, dal sole si distacca, il sole ha dei cicli suoi, eccetera, eccetera, però a primavera possono accadere cose del genere. Si staccano. Ecco, se noi nel nostro emisfero dovessimo vedere l'aurora boreale sarebbe un grosso problema. Significherebbe che lo shield, il magnetic shield, cioè lo scudo elettromagnetico, ha perso la sua capacità e sarebbero grossi guai. Avete visto che ne esistono di tanti tipi? Quindi l'aurora boreale non è che è una, hanno vari colori anche a diverse forme. Qui vado rapidissimo, semplicemente, cosa succede? Allora, in Russia hanno fatto un lavoro di decenni. Che cosa hanno evidenziato? Ma come mai le sappiamo adesso? Perché adesso la Russia ha, diciamo, ammorbidito le scientificamente anche, c'è uno scambio di know-how e quindi possiamo saperlo. Guardate un po'. Ogni picco corrisponde a maggiore incidenza di ansia, depressione, disturbo bipolare addirittura associato ai suicidi, lo dicono loro. Dove hanno studiato da dopo la Seconda Guerra Mondiale sino al 97, questo studio, perché ora stanno proseguendo, vi farò vedere ora un altro studio che stanno facendo in contemporanea, anche mentre stiamo parlando. Quindi l'espulsione di massa coronale, che è quella immagine che abbiamo visto prima, sono di breve durata, meno male, ma includono mal di testa, palpitazioni, sbalzi d'umore, senso di malessere generale. Le tempeste solari sarebbero in grado di pilotare le nostre emozioni. Di tutti? No. Perché qualcuno è più sensibile, per esempio a primavera e altre, no? Perché a primavera qualcuno rinasce, ha buon umore, incrementa l'attività sessuale, altri invece hanno tutti questi disturbi? È correlato alla situazione neuroendocrina ed insieme alla situazione elettromagnetica. Dice, ma coincide? Sì, bassi livelli di serotonina, depressione, eccetera, cattivo umore, anomalie nel campo bioelettrico. Allora, vado rapido. Allora, è talmente particolare che la NASA si aspetta una grave tempesta solare prevista per il 2022 e la Casa Bianca ha preso molto sul serio l'allarme. Stimano danni per 2,6 trilioni di dollari. Ora, vuol dire che quello che vi sto dicendo, la Russia ha fatto quegli studi, la NASA e la Casa Bianca si sta preparando, vuol dire che, no? Tant'è che addirittura gli esperti americani invitano i cittadini a procurarsi kit d'emergenza, kit survivor, pensate un po'. Allora, ecco qua, questi sono in Russia, loro studiano giorno per giorno le attività, vedete, calma geomagnetica, disturbo e tempesta. Qui è tutto a posto, lì a posto, qua no. E quindi noi possiamo vedere, andiamo a vedere un po' su PubMed cosa abbiamo, attività solare, influenza dell'attività solare, attività geomagnetica sullo stato di salute, attività solare e patologie cardiovascolari. Quindi quando qualcuno dice, ma sembra medicina integrata, no, è medicina ufficiale, d'avanguardia, che molti non studiano ancora. Effetti dei fattori naturali sulle patologie cardiovascolari. E ancora, infarto da miocardio dipendente dall'attività solare. Voi conoscete tutti cos'è, no? E ancora, attività solare e addirittura patologia adattamento, addirittura loro correlazione. Ma ce n'è un'altra ancora più particolare, variazioni della luna, sì, scusate, della luce e le correlazioni col genoma umano.
Allora, adesso facciamo un passo indietro. Quanti culti nel passato solari abbiamo avuto? Pensate solo l'effetto luna e l'effetto sole, due energie. La luna, sappiamo, influenza il ciclo mestruale, la crescita dei capelli, la rotazione le maree. Ma il sole sta influenzando, come vediamo, tutte queste cose. Ma vado molto rapidamente avanti perché ci sarebbe un'altra problematica che potrebbe influenzare alcuni. Le variazioni della fluttuazioni praticamente del campo magnetico. Guardate, uno si aspetterebbe che è uguale dappertutto. Assolutamente no. Come vedete fluttua, le stanno misurando, si chiama declinazione del campo magnetico. Dal 1590 al 1990 hanno misurato. Qua ci sarebbe da parlarne a lungo, ma io invece voglio andare sul tuning, ovvero la sintonia bioelettromagnetica tra le frequenze che ci inondano e l'attività del cervello. Allora, noi tutti conosciamo le varie frequenze del cervello e che ad attività e corrispondono delle frequenze ben specifiche, e quindi, ma se noi potessimo entrare in un tuning volendo, con l'intenzione e aiutati da un'attrezzatura, uno strumento quantistico, non sarebbe bello aiutare il rilassamento a chi ha difficoltà di rilassarsi? Come facciamo ad aumentare lo stato di rilassamento, che non è un ottundimento, perché le onde alfa è la calma vigile? Ecco qua, come l'abbiamo vista prima, la famosa smart card, sui esperimenti che stiamo facendo proprio in questi periodi, soggetti che sono abbastanza in forma diventano ancora più forti e si fanno proprio prove di forza evidenti. Le persone che al contrario hanno bisogno di rilassarsi perché sono in sovraccarico da stanchezza accumulata, passandogliela quelle famose tre volte che bisognerebbe farvi vedere per chi non l'ha mai fatto, gli arriva un bel sonno ristoratore rapido. Uno dice, è tipo effetto ansiolitico? Dovete provare, perché qua le parole non possono spiegare ciò che si prova nella realtà. Io ero ultra scettico. A furia di prove mi sono dovuto convincere di fronte alla realtà. Ecco, questa è la misura della frequenza di Schumann. Perché frequenze? Perché quando ci sono, per esempio, attività di tempeste, fluttuano. Immaginate però, vedete che non è la stessa frequenza in tutto il pianeta. Se io vado da un capo all'altro del pianeta, potrei passare da circa 8 a 20 o più. Ma per il concetto del tuning, che era caro anche a Tesla, proprio questo concetto che vi sto adesso esponendo in modo facile, se la Terra cambia, quindi questa emanazione intorno agli 8 può fluttuare anche 20, io non vado più nella zona alfa, ma la frequenza di Schumann mi va in una forma di attività più mentale, quindi mi rilasso con più difficoltà. Un soggetto che è già simpatico tonico, sotto stress, ipercortisolico, eccetera, eccetera, può avere una spinta in più a una maggiore agitazione. Questo è il progetto MEM, è lunghissimo da spiegare, però come vedete vanno a monitorare tutte queste frequenze, vedete? Da 0,1 a 10 Hz. Ah, a proposito, le ascoltate voi queste frequenze? Sono ascoltabili? Sì o no? Voi li ascoltate? No, no, 8 no. Hertz, li ascoltate? No. No. Sono frequenze subsoniche, subsoniche inudibili, ma le vostre cellule vibrano, e per cellule, tanto sono quelle corporee, anche quelle del cervello e del sistema nervoso. Capite perché è così importante fare un tuning quando non è possibile farlo con la mente, con tanti esercizi di derivazione orientale, per esempio con questa piccola smart card che ti sdrai. E io che cosa ci ho aggiunto? Ci ho aggiunto pratiche di rilassamento, di visualizzazione, respirazione addominale, diaframmatica,
all'Ordine dei Medici abbiamo fatto tutte queste tecniche, alla Sapienza, cose allucinanti, perché c'era chi inspirava con l'addome, anziché inspirare, facevano il contrario. L'ho descritto anche nei vari libri. Cioè, noi occidentali dobbiamo essere rieducati alla respirazione, rieducati al controllo mentale. I bambini per istinto ce l'hanno, noi no. Ecco, adesso qui abbiamo un riassunto di quello che vi ho appena detto. Se io vado, per esempio, a 30 e rotti, perché questa può fluttuare anche oltre 20, posso finire nelle beta, ma se supero i 30 Hz, addirittura vado nelle gamma, sarebbe la fortissima stato di concentrazione. Allora, io non mi dice questo se io sto studiando o ho una crisi d'ansia. Ok? Ho bisogno anche dell'elettroencefalografo, oltre che l'elettrocardiografo, a tutti e due associati. Però, questi gli spiaggiamenti ora non ci interessano. Questi sono tutti i parametri legali del... Ecco, e arriviamo a farvi capire una differenza fra campo magnetico ed elettromagnetico. Questo che cos'è? Un magnete naturale, e quindi questo genera, è un magnete permanente, che poi nel concetto di permanenza è tutto relativo, potrebbe durare qualche migliaio d'anni. Per noi è permanente. Genera un campo magnetico statico. Quello è. Quando però da un generatore di corrente con un segnale audio che io immetto volontariamente 8 Hz, questo segnale audio mi arriva attraverso i cavi della... quindi mi entra nella bobina, lui comincia a muoversi in avanti e indietro, generando un campo elettrico che all'interno del campo magnetico insieme campo elettromagnetico. Facile da capire, no? Vi ho fatto un esempio e tutti hanno visto un altoparlante. Ma qual è la cosa ancora più importante? Che io possa andare anche a ricaricare ulteriormente la smart card, così. Vi posso dare una... un bagno di frequenze da me decise, perché sono io che inserisco la sinusoide. Questa sinusoide poi la posso pulsare, posso mixarci il rumore bianco, che sarebbe il rumore di fondo naturale. Il rumore bianco aiuta il rilassamento. Tutte queste onde elettromagnetiche, perché in alcuni soggetti sono così funzionanti e altri sembrano meno attivi? Adesso arrivano le bibliografie. È stata scoperta la magnetite nel cervello e nel sistema nervoso umano. Allora, quando questo scienziato l'ha scoperta, fu deriso, come sempre. È storia abbastanza recente, perché parliamo del 92. Poi lui è andato avanti. L'ultima bibliografia, vedete che è del 2010, e adesso è quasi praticamente accreditata. Non c'è solo lui, l'hanno dimostrato anche altri. Allora, la magnetite è questa. Dentro l'essere umano si chiama biomagnetite, ma questo materiale è esattamente il medesimo. Per andare a selezionare un trasduttore serve che sia di magnetite pura, esattamente come noi. Allora diventa anche di biorisonanza per stesso tipo di materiale. Adesso rapidi, ancora più rapidi. Come mai attualmente siamo diventati più magnetizzabili dei nostri avi? Altra ricerca recente. All'interno dell'aria ci sono rilevanti quantità di magnetite nel cervello. Chi l'ha scoperto? La Maher e colleghi, ecco la bibliografia, giunge a noi attraverso, sotto forma di nanoparticelle, purtroppo a causa dell'inquinamento. Quindi possono aumentare negli ultimi anni i soggetti elettrosensibili? Forse anche da questo, perché la biomagnetite è già presente nel cervello e nel sistema nervoso umano, di default, per natura. Ce l'hanno tutte le mandrie, vari uccelli, tanti animali, ma non si pensava che ce l'avessero addirittura anche gli esseri umani. Si parla addirittura di magnetobussola, eccetera. Che cosa succede? Che
Questa magnetite così in eccesso può aumentare la produzione dei ROS. Purtroppo creare danno, esattamente dov'è? Quindi sistema nervoso e cervello. Avete capito perché allora con la smart card dare delle passate frequenti può essere utile durante il giorno? Perché mi può andare un po' a resettare l'anomalia bioelettromagnetica esterna di tutti i campi elettromagnetici artificiali che ci inondano, dico una parola, contemporaneamente. Cioè abbiamo i cellulari, abbiamo tante cose in pensiero. Guardate qua, 2017, questo è un altro lavoro, nanoparticelle biogeniche magnetiche possono essere coinvolte, questo lo affermano Gobrez e colleghi, cancro, disordini neurodegenerativi ed aterosclerosi. Lavoro non passato in sordina, in Italia poco, ma negli Stati Uniti, altrove, ormai si sta parlando molto di tutto ciò. Ecco qua, la primavera, questo qua è un cavallo di battaglia fondamentale per chiunque sta nel mondo della salute in generale. Le donne ancora di più, vedremo tra un po', ci sarà un'immagine su una donna dove ha il tablet, ha il cellulare e lavora al PC, quindi è inondata da megahertz, gigahertz e 50 hertz di rete. Secondo voi c'è uno studio che ha studiato che cosa sta accadendo oggi? No, perché è da un anno o due che c'è tutto questo potenziamento di wifi, tutto questo purtroppo potenziamento di elettrosmog. Non c'è un precedente storico. Come mai a primavera rispetto ad anni fa aumentano i casi? Chiunque di voi è un terapista, un medico o se nel mondo della salute, avrà visto e ha magari una ventina d'anni di esperienza, avrà visto che negli ultimi anni sono aumentati. La spiegazione quindi può essere il discorso meteopatico che aumenta, potrebbe essere anche questo incremento di materiali biomagnetizzabili e quindi siamo maggiormente soggetti a tutti questi campi. Cioè, sono due problemi contemporaneamente. Siamo inondati da più campi rispetto a un tempo e in più abbiamo pure più magnetite nel cervello, che non è mai accaduto nel passato. Vado rapidamente, ecco qua, la donna. Purtroppo la donna tende a essere molto più stanca ad un tempo, uno dice ma perché ha mille problemi? C'è pure questo. E quindi la nostra smart card, cari miei, deve fare la sua parte, bisogna imparare a usarla. E per imparare intendo non solo la parte tecnica, inserirci una respirazione, inserirci un attimo di mente unidirezionale. Vi devo far vedere questo lavoro importantissimo di Mazziarza e colleghi, dove hanno evidenziato che a livello elettromagnetico, quindi si parla proprio di campi elettromagnetici e anche magnetoterapia, in base al tipo di frequenza, ai tempi di esposizione e di intensità, quindi sono tre parametri, noi possiamo andare a livello di cellule staminali, quindi è un lavoro sulle cellule staminali durate parecchio anno. Vedete qua? Uno dei problemi quali sono? I campi, radiazione dei campi elettromagnetici. Ma nel cumulo abbiamo anche l'assalto di batteri, virus e parassiti, sostanze tossiche, poi c'è il famoso stress che questo sta dappertutto. Tutto questo, perché questo lavoro è bellissimo? Perché fanno capire il cumulo, quella visione globale, totale. Noi siamo assaltati da diversi nemici contemporaneamente. Allora, su alcuni non ci possiamo fare niente, ma su tutti quelli su cui possiamo agire, è urgente agire immediatamente. Come vedete, si passa da uno stato di salute all'omeostasi a produzione di cancro, teratoma, degenerazione, etc. Allora, due parole sui biofotoni, perché ci sono tantissimi lavori. E vado, eccolo qua. Allora, i biofotoni sono dimostrati a distanza? Sì o no? Non lo sa nessuno. L'hanno dimostrato, però non lo sa praticamente nessuno. Guardate,
Vi ho portato proprio esattamente la bibliografia. Anche recentemente in altri corsi tanti esperti di medicina quantica non lo sapevano, è passato un sottile. Allora, loro hanno usato un fotomoltiplicatore, persone che si sono concentrate mentalmente, erano abituate a fare meditazione, e attraverso uno strumento che appunto si chiama fotomoltiplicatore hanno registrato statisticamente che in quegli orari in cui si concentravano arrivavano più biofotoni. Ecco, l'ho riportata così vi potete leggere il lavoro nella loro interezza. Allora, vediamo altre cose importanti che però vediamo su PubMed, quindi alla portata di tutti. Questa è una domanda a cui però all'interno si dà la risposta. Quindi i biofotoni, notate di quando è? Marzo 2018. E ancora, i biofotoni e modulazione a livello della fosforilazione ossidativa. Ce ne sono veramente tantissime, tutte recentissime. Emissioni di biofotoni e suoni tarabili sul sistema fasciale. Questo mi è particolarmente caro perché unisce... Siamo partiti prima col gut brain axis, ricerche ultimissime del 2019. La bibliografia con cui ho aperto è di aprile 2019. Ora... dove diceva appunto tutte le correlazioni tra cervello, intestino e i vari assetti neuroendocrini. Questa è particolarmente bella perché unisce il gut-brain axis come connessione sugli effetti quantici della luce sulla serotonina e l'auxina. Questo credo sia il punto su cui ci possiamo fermare a meditare, perché questa ricerca è un collegamento che fa interagire, incastra un po' tutto quello che abbiamo detto. Avrei ancora tante cose da dire, ma per ora mi devo fermare. Grazie.